Quando oggi si parla di persone che non mangiano carne, giovani, mi sento veramente stravolto dentro, perché questo significa andare contro la salute delle persone. Comunque, quando si parla di dieta in senso generale, molti dicono: ah, io ho fatto una dieta ottimale, io faccio qua, ma la dieta ideale non esiste. Noi dobbiamo incominciare a pensare che ogni alimento fa bene, ma ogni alimento fa male. Noi dobbiamo associare una corretta alimentazione ad uno stile di vita corretto e logicamente vivere anche in un ambiente sano, poco inquinato. Noi abbiamo delle indicazioni, quindi cosa facciamo noi con l'alimentazione? Perché dice: io voglio fare una dieta sana, cosa corrisponde una dieta sana? Beh, intanto dobbiamo coprire i fabbisogni che il nostro organismo richiede di nutrienti essenziali. Questo a partire dal bambino lattante fino alla persona anziana. Quindi tutti hanno dei fabbisogni che devono essere rispettati. Quindi l'alimentazione ci serve anche per fornire delle sostanze che ci proteggono da certe patologie. Bisogna minimizzare l'esposizione ai contaminanti chimici, in parte anche microbiologici, che possiamo trovare negli alimenti. Questo non significa escludere certi alimenti, ma significa ridurre eventualmente il quantitativo. E poi, logicamente, oggi si parla di sostenibilità delle produzioni, di etica, quindi produzioni sostenibili, soprattutto per rispettare l'ambiente, perché ovviamente se l'ambiente non è ottimale, noi non stiamo bene anche se mangiamo bene. Quindi è tutta una catena. Come è cambiato l'uomo nel tempo? È cambiato che praticamente, se noi è vero che deriviamo dalle scimmie, e in effetti dovrebbe essere vero, siamo arrivati a un certo punto in cui c'era l'uomo eretto, l'Homo sapiens, e poi vedete, questa è una bella tabellina che ho preso dalla dottoressa Mary, che mi è piaciuta subito, c'è una barriera con un punto interrogativo e dopo c'è l'uomo, quello che a me verrebbe da dire, ma non in senso dispregiativo, l'uomo americano, non è l'uomo europeo quello lì. Cioè, sembra quasi, a me viene dire, o c'ha la Coca-Cola o c'ha le patatine fritte, e non è una corretta alimentazione. Ma con questo non voglio dire che devo escludere le patatine fritte o la Coca-Cola, bisogna adeguare un po' il tutto. Quindi l'uomo si è evoluto. Una volta l'uomo moriva per mancanza di alimenti, purtroppo in certe zone del mondo, anche oggi, mi sembra che siano 800 milioni di persone che muoiono di fame. Ma la patologia più grossa è che l'uomo muore per l'abbondanza di alimenti o un'alimentazione non corretta. Se noi andiamo a vedere, non voglio dire che c'è una diatriba fra vegetariani, vegani o chi mangia carne, però se andiamo a vedere noi come siamo oggi e come ci siamo evoluti, abbiamo cambiato tanto, ma soprattutto anche i denti, dove sono, eccoli qua. E quindi da un'alimentazione che abbiamo, e se andiamo a vedere anche il nostro intestino, noi non siamo più quelle persone che vivevano mangiando delle erbe, delle verdure o dei frutti, perché non riusciamo più ad andare avanti così. Ma soprattutto quando l'uomo ha scoperto il fuoco, che ha cotto i cibi, quindi più digeribili, ha scoperto, adesso qui c'è una clava e un pezzo di carne, cioè cosa faceva l'uomo? Quando ha sentito la necessità, dava delle bastonate a degli animali, poi se li mangiava. Perché era il suo desiderio, perché l'uomo nel tempo si è evoluto ed è aumentato il cervello rispetto a un erbivoro. E quindi il nostro cervello, ha bisogno del 25% dell'energia che noi utilizziamo ogni giorno, un quarto. Quindi noi dobbiamo nutrire per un quarto con gli alimenti il nostro cervello. E quindi questo è molto importante anche. Cosa succede? Questa evoluzione, quindi il consumo di carne, ha portato negli anni a diventare più grandi. Se voi pensate alla popolazione che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'aumento del consumo di carne, la popolazione si è alzata mediamente. E questo è dovuto alla carne, non certo ai vegetali. E quindi è aumentata anche la vita. Com'è fatta oggi la dieta italiana? Questi sono dei dati che teoricamente sono dati generici, anche se sono presi dall'Istituto Nazionale degli alimenti, l'INRAE, e quindi fatte delle indagini, e noi vediamo che l'alimentazione è abbastanza varia.
c'entra ovviamente anche la carne, però ci sono anche ovviamente il primo alimento che nessuno pensa, ma l'alimento più scontato, il primo alimento per l'uomo è l'acqua. Il nostro corpo è fatto circa dal 70-75% di acqua. E quindi, allora, l'importanza dell'acqua sana, pulita, chimicamente, dico, esente da certe sostanze, che va bevuta mediamente non meno di 2 litri al giorno, sarebbe meglio. E quindi, se io ne bevo 6 litri, mi fa male l'acqua, danneggia il nostro organismo. Ma se ne bevo poco, quasi niente, non va bene. Quindi, vedete, l'eccesso o la carenza. Quindi, se noi andiamo a vedere nell'insieme, soprattutto le proteine, da dove vengono le proteine? Perché qui ci sono tanti, cioè non qui dentro ovviamente, ma ci sono tanti vegani o tanti vegetariani che vorrebbero, non dico convincermi, ma sostenere che se anche hanno 20-22 anni, che loro fanno bene, la loro alimentazione è corretta. E questo è sbagliato, ma non lo dico io, lo dice la scienza. La carne, la fonte di proteina, 27% prodotte la carne, più di un quarto. Se io escludo queste proteine, non riesco con gli altri alimenti a coprire tutti questi fabbisogni. Però lasciamo perdere i vegani e i vegetariani. Quanta carne si mangia? Qui ho preso l'esempio in Europa, sono dati abbastanza recenti. Vedete, noi in Italia mangiamo mediamente, in media, circa 110 grammi al giorno di carne, inteso per carne tutti i prodotti dove c'è la carne, vari tipi di carne, anche compresi gli insaccati, i salumi trasformati. Quindi, secondo voi, è poco o è troppo? Vedremo che per certi aspetti potrebbe essere troppo, ma significa poco dire è un po' troppa la carne che mangiamo. Ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione. Che tipo di carne mangiamo? E qui si vede che la maggior parte, diciamo, della popolazione, quindi partendo dai bambini, soprattutto gli adolescenti, la prevalenza, la maggior parte, sono le carni rosse. Ci sono delle carni conservate, poi c'è il pollame, ci sono le salsicce. Quindi mediamente diciamo che la carne rossa, fra il tipo di proteina che apporta appunto per il nostro organismo questi essenziali nutrienti, viene in linea generale dalla maggior parte delle carni rosse. Cosa intendiamo per carni rosse? Cosa dice l'OMS, a parte tutte le cretinate che ha detto? Che le carni rosse sono bovino, il suino, l'ovino e il caprino. E il cavallo, vabbè, anche quello, e l'equino. Le altre sono bianche. Allora, io, tante persone dicono, ah, ma io mangio la carne di maiale perché è una carne bianca. No, il maiale è una carne rossa. Il prosciutto crudo non è una carne bianca. Allora, tante persone non riescono a capire proprio cosa, non sanno di cosa stanno parlando. L'ignoranza significa, non che uno è stupido, intendiamoci, significa non conoscere, ignora certe cose. Chi meglio del macellaio, io l'ho sempre detto, il professionista della carne, deve abituare le persone non solo a comprare nel suo negozio, ma dirgli cosa sta mangiando, cosa, i nutrienti che ci sono, la differenza fra le varie carni, o consigliarle. Per cui fondamentalmente, se io vado a vedere, banalmente, dice, ma le proteine nella nostra dieta da dove arrivano? E voi vedete che arrivano dalle carni. Adesso questo è in inglese, però c'è carni rosse, pollo, pesce, uova, formaggi, quindi prodotti del latte. Se vado a vedere a destra, legumi, frutte, così, la percentuale è molto più bassa. Se io vado a vedere gli aminoacidi, cioè quelli essenziali, quelli che noi non riusciamo a formare nel nostro organismo, che devono essere introdotti con l'alimentazione, sono inferiori per quantità e qualità negli alimenti vegetali. Per cui ecco che di base io non posso sostituire la carne con degli alimenti vegetali anche proteici, con la soia, con i fagioli. No, sono alimenti diversi, non riesco a sopperire. Non vi voglio tediare sulle cose, però vedete, c'è una linea azzurra in basso che sarebbe quello che è il fabbisogno di questi aminoacidi che compongono le proteine, medio, dei vari aminoacidi essenziali, e i prodotti a base di carne sono tutti superiori. Il ferro, la vitamina B12 sono presenti negli alimenti di origine animale, nelle carni, non nel latte. Il ferro ce n'è pochissimo nel latte. Ma nessuno mi può dire che il ferro, ma io lo prendo con gli integratori, è un ferro completamente diverso e poco assorbibile.
Noi dobbiamo assorbirlo dagli alimenti di origine animale perché sono organici, quelli che ci fanno bene. Il contenuto di zinco, vedete, c'è una riga, gli alimenti che contengono zinco in quantità sufficiente, oltre al ferro, sono quelli dove c'è la carne. La vitamina B12, ma che senso ha prendere delle pastiglie di vitamina B12, sintesi chimica, e non mangiare la carne che è la fonte principale di vitamina B12, perché appartiene solo al regno animale? Allora, io voglio essere vegano? Perché porto le scarpe di pelle o la borsetta? Perché prendo delle pastiglie, degli integratori, sostanze chimiche? Questo io non lo capisco. Però, obiettivamente, se noi andiamo a vedere nella nostra dieta, quindi parliamo di energia, se vado a vedere i ragazzi, io ho preso alcuni dati per non far vedere tante tabelle, ma giusto per dare un'idea, a partire dai 18 ai 29 anni o in età adulta, 30, 60 anni o oltre i 60 anni, vedete chilocalorie al giorno come cambiano, quindi da 1770, per chi praticamente non fa attività fisica, di un ragazzo in età, diciamo, tra i 18 e i 30 anni, se fa un certo tipo di attività fisica o addirittura una intensa attività fisica, arriva quasi a 3000 kcal al giorno, che ovviamente sono inferiori per persone di più anni. Quindi le calorie, l'energia, un ragazzo che sta crescendo è fondamentale, ma sono fondamentali anche le proteine. Da dove arriva l'energia che noi prendiamo ai nostri alimenti? Prevalentemente dai carboidrati. Quali sono i carboidrati? Sono quelli che contengono dell'amido, la pasta, i cereali. Ci sono degli zuccheri semplici, però le raccomandazioni che dà, diciamo, l'ente per i fabbisogni della nostra alimentazione, quindi una comunità scientifica molto importante, dice che carboidrati e fibra nella dieta dovrebbero essere mediamente il 55% di questa energia che io assumo. E quindi anche la fibra alimentare, preferire degli alimenti quali cereali integrali, legumi, frutta e verdura, almeno 25 grammi al giorno di queste fibre negli adulti, per il regolare, diciamo, funzione del nostro intestino e anche per la nostra salute. Zuccheri, limitarne il più possibile, perché se io supero il 25% dell'energia data da zuccheri semplici, potenzialmente ci sono dei danni per la nostra salute, a parte il fatto del diabete, eccetera. Quindi ci sono degli inconvenienti. E le proteine? Le proteine, se io vado a vedere, perché la domanda più frequente è: ma quanta carne devo mangiare al giorno? Quante proteine devo mangiare? Ci sono dei fabbisogni, fabbisogni che non li dico io, ma la comunità scientifica dice: per una sana e corretta dieta tu devi ingerire mediamente circa, se uno è adulto, 0,9 grammi per ogni chilo del tuo peso. Quindi una persona che pesa 70 kg, 0,9 per 70 fa 63 grammi al giorno di proteine, livelli di assunzione raccomandata. Logicamente i ragazzi hanno bisogno di più proteine per unità di peso, cioè quantitativamente inferiori, ma allora le proteine sono quelle che hanno gli aminoacidi essenziali per lo sviluppo delle persone. Cosa dice in senso generale, per finire un po' il discorso, l'esposizione della nostra dieta che diceva l'OMS in questi giorni? Che c'è un rischio che sta aumentando soprattutto per le carni rosse, carni processate, tumore colon retto. Io ho preso alcune tabelle, gli alimenti di origine animale, però bisogna anche dire che i consumi che sono stati detti sono su quella che noi consumiamo. Cioè, se io parlo di 300 grammi di carne rossa, sono 300 grammi di carne cotta che corrispondono a 400-450 grammi di carne cruda. Quindi non confondiamo mangiare troppa carne se è cotto o cruda, perché cambia. La carne per il 70-75% è fatta di acqua. No. Allora, se io vado a vedere, quantitativo di carne rossa viene consumata 300 grammi, corrisponde a 450 grammi circa, ma poi vado a leggere che non è la carne in sé, ma la carne processata. Cosa significa carne processata? Quella che io ho aggiunto degli additivi, nitrati, il sale, troppo sale fa male per noi. E allora, perché
associare un alimento, dice la carne cancerogeno, questo è cancerogeno, come il benzene, come il fumo. Ma è sbagliatissimo, ma non si può dire, e infatti hanno fatto marcia indietro. Ma soprattutto questi sono dati scientifici fatti in Inghilterra per far vedere che, non li dico io, cancro colon retto mediamente su una popolazione britannica, ricerche sul cancro, può colpire 61 persone ogni 1000 abitanti, 0,61%. Chi consuma carni più basse, quindi di carni lavorate, o non ne assume, il rischio ce l'ha lo stesso. 56 casi anziché 61, ma anche chi non consuma carne. Chi ne consuma molto di più rispetto a queste medie indicate passa a 66 casi l'incidenza rispetto alle 1000 persone. Quindi si va dallo 0,56, anche chi non mangia carne o ne mangia pochissimo, allo 0,66 che ne mangia tantissimo. Quindi non è una percentuale altissima. Ma soprattutto questi sono i dati che bisogna prendere in considerazione. Cosa fa, fra virgolette, la carne? Ma non è la carne. Cioè, cosa è stato detto? Che mediamente nel mondo ci sono 34.000 morti per cancro che possono essere attribuite non alla carne rossa, questo è, ma carni lavorate. Salumi insaccati, wurstel. Cosa sono i wurstel? Io non lo so, sinceramente. A me piace tantissimo la mortadella, vengo da Bologna. Quando a 10 anni ho visto la prima volta come si faceva la mortadella, perché mio zio era capo reparto, per 15 anni non l'ho mangiata, ma non era carne. Però adesso la mangio, perché la vita deve essere fatta di piccoli piaceri, non di tante privazioni. E quindi un po' bisogna mangiarle. Allora, quelli che dicono, ma sì, però mangiare la carne non va bene perché potrebbe essere responsabile di 50.000 morti all'anno. Sono tanti. Fumo, tabacco, 1 milione di morti all'anno. Chi è che vende il tabacco? Lo Stato. Quanto spende per curare i tumori, da tumore al polmone? Molto probabilmente, se fumassimo, non dico perché io non lo fumo, ma in generale, se fumassimo meno, sarebbe meglio un po' per tutti, a partire dallo Stato e dalla nostra salute. Alcol, 600.000 morti all'anno. Inquinamento atmosferico, 200.000 all'anno. Allora, non è meglio intervenire su queste cose piuttosto che danneggiare la carne? E poi, l'OMS, chi è? Organizzazione Mondiale della Sanità. È un ente che è finanziato per il 75% da enti privati e il 25% da 193 nazioni. C'è stato interesse a fare questo tipo di discorso. Hanno fatto marcia indietro perché tutti hanno riconosciuto, compreso il presidente italiano di una società dei tumori, dice no, ma questi dati li conoscevamo, ma sono gli additivi, sono i nitrati che si trasformano, sono certi conservanti, coloranti che diciamo, se li assumo in quantità elevata mi danno i problemi, ma non l'alimento, non si può dire che un alimento è cancerogeno. Quindi questi dati sono molto più preoccupanti. Inquinamento atmosferico, la dottoressa prima ha detto, ma queste persone che ipoteticamente dove vivono? Perché l'inquinamento atmosferico, se io conosco persone che hanno fumato 2 pacchetti di sigarette al giorno a 90 anni, era ancora lì senza tumore al polmone, allora contraddico questi dati. Persone che non hanno mai mangiato la carne hanno avuto dei grossi problemi. E allora, viene da dire che questo è uno studio abbastanza recente, anche se è scritto in inglese, carne rossa e carne processata, per vedere i problemi dell'incidenza delle malattie cardiache, dell'infarto, il diabete. E cosa dice? Che il consumo di carne rossa non è associato con un aumento delle malattie cardiovascolari, coronariche, così. Si osserva un aumento del 42% di rischio associato al consumo di porzioni di più alta porzione di carne conservata, quindi non è la carne in sé. E questo studio dice fondamentalmente che è meglio parlare di carni conservate perché ci sono gli additivi dentro, queste sostanze che teoricamente, per dire una cosa banalissima, quanti medici dicono ma non mangiare il brodo di dado, ma, dice, ma perché c'è del glutammato, c'è questa cosa che ti fa male per la salute, prendi il brodo come si fa a Bologna, un po' di bovino, un po' di pollo, meglio il cappone quando siamo a Natale, e quelle sono sostanze naturali. Poi fondamentalmente
Io sono convinto, ma lo dicono in tanti, non lo dico io, che una fettina di carne non ha mai ucciso nessuno, ha fatto invece tanti felici. Ma soprattutto, questo è certo, lo dicono tanti scienziati, la carne non è cancerosa, è la preoccupazione, è la quantità, il tipo di carne, come viene cotto, stracotto, bruciato, eccetera. Per me sono più pericolose le persone stupide di una fettina di carne. Poi volevo concludere... Sì. Quindi il modello mediterraneo, elevato consumo di frutta, verdura, ripese, basso consumo di carni, però quella che si chiama la piramide alimentare perché parla da sotto 5-6 grammi porzioni al giorno di frutta e ortaggi, 4-5 pasta, riso, 2-3 condimenti oli e grassi, 2-3 al giorno di latte e yogurt e 1-2 al giorno di carne e pesce. Quindi la dieta mediterranea a priori non esclude la carne, anzi la inserisce. Allora, se io faccio una riga da quelle più basse a quelle più alte, viene sta piramide, ma oggi non è più il concetto valido della piramide. Quindi l'obiettivo della salute, cosa dicono le indicazioni? Bisognerebbe stare al massimo 500 grammi di carne alla settimana, diciamo, per vivere più o meno abbastanza bene. Oppure, se inserisco i salumi, le carni conservate, è logico che 190 grammi sono 280 grammi equivalente di carne rossa. E quindi qui ci sono anche alcune indicazioni... Perché la carne non la esclude nessuno dalla dieta, dei dietologi o dei nutrizionisti, assolutamente no. Quindi è un alimento che ha un valore nutrizionale molto importante per la nostra salute in senso generale, soprattutto per i giovani. Può causare delle malattie, ma teniamo presente che quando si parla di cancro colon retto l'incidenza è sopra i 60 anni, in maniera particolare sopra i 70 anni di età. E quindi... Mi sembra di poter dire che si è allungata tanta la vita, ma ci sono anche tante altre patologie, cardiache, eccetera. Quindi 500 grammi alla settimana di carni sono quello che consiglia tutti gli enti.